Buongiorno ragazzi, oggi iniziamo con un nuovo argomento, le basi della geometria. Bella prof, non vedevamo l'ora di un nuovo astrattissimo argomento. Moretti, questa volta ti sorprenderò. La geometria è una materia che è nata proprio da bisogni reali e concreti. La stessa parola geometria deriva dal greco ed è formata dalle parole geo, che significa terra, e metria, che significa misura. Ed è infatti nata proprio per il bisogno che avevano le popolazioni antiche di misurare la terra. Nell'antico Egitto, ad esempio, quando il fiume Nilo allagava completamente le piantagioni, si dovevano ridefinire i confini dei campi. Il metodo più facile era quindi quello di disegnare geometricamente su dei papiri le loro forme e le loro misure, così da poterli rifare senza sbagliare e rapidamente. Tecnica moderatamente interessante. Ma prof, ma non potevano usare Google Earth? Un print screen? Salva col nome? E in caso di allagamenti, stampi e vai a polemizzare col vicino, no? Ma poi prof, ma questa storia degli egizi e dei campi allagati la vedo un po' lontana dalle nostre vite di ogni giorno. Ma no, Moretti, la geometria non riguarda solo gli egizi, ma ci aiuta a rappresentare tutta la realtà e il mondo che ci circonda. Google Earth non esisterebbe senza la geometria. Quel software ti fa vedere il mondo in modo tridimensionale. Ma cosa vuol dire tridimensionale? Significa che ogni oggetto ha una forma tale da avere al massimo tre dimensioni: lunghezza, altezza e larghezza. Io invece sono in forma sbadigliante. Giusto, Ferrari. Gli oggetti reali sono tridimensionali e possono avere appunto tre dimensioni. Ma per cominciare, ragazzi, c'è bisogno di capire bene cosa sono gli enti fondamentali nella geometria. Utilizziamo sempre il nostro libro come esempio. Osserviamone uno dei vertici. Questo ci aiuta a capire cos'è un punto. È la figura più semplice in assoluto, perché non ha estensione, cioè ha zero dimensioni. Individua semplicemente una posizione. In geometria i punti si indicano solitamente con delle lettere dell'alfabeto in maiuscolo. Il punto è la cosa più piccola che possa esistere, come il tuo cervello, Moretti. Un'idea per uscirne è costretta a fare manovra. Osservando invece uno degli spigoli del libro, possiamo immaginarlo come una linea retta. La retta è una figura illimitata che si estende solo in lunghezza. Possiamo dire quindi che ha una sola dimensione. Questo tipo di figure si indicano con delle lettere dell'alfabeto scritte in minuscolo. Morirai arrugginito a forza di piangerti addosso. Non mi importa cosa pensi di me, a meno che non pensi che io sia fantastico. Beh, in quel caso avresti ragione. Ah, silenzio voi due! Invece, ragazzi, se osserviamo la facciata del libro, quella ci aiuta ad immaginare un piano. Anche questa è una figura illimitata, ma ha sia lunghezza che larghezza, quindi ha due dimensioni. I piani vengono indicati di solito con una lettera minuscola dell'alfabeto greco. Lo sapevo che si andava a finire sempre a parlare di libri, prof. Stiamo vedendo i pezzi di un libro, ma sarebbe stato meglio vedere un libro a pezzi. Sempre più simpatico, Moretti? Se non ti piacciono i libri a pezzi, allora guardiamolo per intero. In questo modo puoi immaginarti cos'è un solido. Un solido è caratterizzato dall'avere proprio tutte e tre le dimensioni. Come dicevamo prima, lunghezza, larghezza ed altezza. La geometria, quindi, ci aiuta a riprodurre in maniera semplice le forme degli oggetti di tutti i giorni. Facciamo qualche esempio. Vi mostrerò degli oggetti e dovrete dirmi quale figura geometrica piana o solida vi fanno venire in mente. Giovanna, comincia tu. Che figura ti sembra questa? È la locandina di un film, quindi direi proprio che ha la forma di un rettangolo. Esatto, Giovanna, è proprio un rettangolo. Ora Ferrari, tocca a te. Che figura ti sembra questa? Oh, questo è lo scudo di Capitan America, uno dei miei supereroi preferiti. La sua forma mi fa pensare a quella di un cerchio. Giusto, la figura che lo rappresenta è proprio un cerchio. Ed ora veniamo a te, Moretti. Che figura ti viene in mente guardando la vela? Mi viene in mente che sto per fare una figura di me. È un triangolo? Bravissimo, Moretti! E visto che hai capito fin qui, che ne dici se spieghiamo anche qualcos'altro? Prof, sta roba mi piace. È una delle poche volte che capisco quello che spiega e che parla di cose sensate. Per ora non esageri. Altro che geometria, avrei proprio bisogno di riposarmi cullato dal suono delle onde del mare. Se è vero che la terra gira, e prima o poi sto mar rosso passerà di qua, no?
Per oggi, dai, fermiamoci qui. Continueremo la prossima lezione. Giovanni, mi puoi fare il compito per domani? Ma non sarebbe giusto! Beh, puoi sempre provare, no?